Eccoci qua, buonasera, buon pomeriggio a tutti voi fan, miei fan. Non ci sono belle notizie per niente per il Milan. Dopo l'altro giorno che ho registrato il video dove parlavamo delle notizie del Milan, del calcio italiano, dopo un paio di ore vedo la gnoccia, Ibrahimovic infortunato. All'inizio si pensava fine stagione per lui, ma nel passare i giorni si è forse capito che anche può recuperare Ibrahimovic. Fino a tuttora ho letto che potrebbe ritornare verso metà luglio. Speriamo. È importante per questo fine stagione di Ibrahimovic, è importante, quindi speriamo che non lo perdiamo per il completo della stagione. È un infortunio molto pesante, già comunque se si gioca la Coppa Italia non si sa, il ritorno comunque di Ibrahimovic non potrà giocare perché è stato espulso. È stato espulso, ora è diffidato comunque. Quindi già non giocherà per la Coppa Italia, figuriamoci che salta poi il campionato. Poi comunque di notizia importante mia c'è questa dell'infortunio di Ibrahimovic, parliamo per quanto riguarda il campionato. Oggi è il giorno dove si incontrano i componenti, pure il ministro Spadafore c'è in questo incontro, dove si parla di tutto, per la ripresa del campionato, per la sicurezza, sicuramente si sentirà in campo che i giocatori non possono sedersi in panchina uniti, ma devono essere distanziati. Non so se ci sarà un numero limitato dei giocatori che si potranno portare in panchina, questo non lo so. Poi per quanto riguarda un altro fattore importante che comunque va ricordato, se riprendono a gare si riprenderà giugno-luglio, estate, e in Italia sappiamo il caldo che fa in estate, quindi impensabile giocare per le 4 e mezza, alle 3. Penso sia impensabile, e lo ha detto pure lo stesso Tommasi, che sarà impensabile. Quindi io, per me, faranno la soluzione di fare tutte le partite, se si riprenderà comunque tutte le partite di sera, e per me è una cosa importante, è giusto da condividere, perché non si può giocare con il caldo. Per questo fattore avevamo organizzato comunque i mondiali del Qatar 2022 in inverno, quindi si giocherà in inverno il mondiale. Questo io poi sono d'accordo su questo fattore. Non so voi se siete d'accordo. Quindi con il fattore di Ibrahimovic, perché se questo infortunio di Ibrahimovic potrebbe costare pure il futuro della prossima ancora stagione del Milan, che potresti, non verrà rinnovato il contratto di Ibrahimovic, che questo infortunio speriamo non sia nulla di grave. Quindi questa è la notizia più principale del calcio e del mio infortunio di Ibrahimovic. Per la passata stagione è ormai quasi certo che verrà sicuramente Ragnik, quasi certo. Quindi questo c'era da parlare. Il video finisce qua, è un video breve, lo so, ma erano notizie importanti, soprattutto per la ripresa del calcio, di quella soprattutto di Ibrahimovic. Per il Milan è una notizia molto importante, anche se non in maniera positiva, ma in maniera negativa.
ho voluto fare il video per aggiornarvi su questo. Comunque, il video finisce qua. Vi invito a mettere un like, condividere questo video e soprattutto sotto iscriviti, clic, iscrivetevi al mio canale e se volete potete passare pure al mio secondo canale di gaming, AndGaming96, metto il link qua sotto in descrizione, entrate e poi clic, iscriviti e soprattutto attivate la campanellina che è fondamentale per esservi aggiornati quando io proprio un video vi arriva la notifica. Poi se volete dovete passate pure sulle pagine social, il Milanista Pazzo su Facebook e Instagram, se volete poi su TikTok il Milanista Pazzo Official e nel bene e male dall'Italia e forza Milan. Ci vediamo in un prossimo video che se ci sono novità complete lo farei lunedì. Lunedì pubblico questo video. Speriamo in bene. Un saluto a tutti dal Milanista Patrio. A lunedì per il prossimo video.